siamo alla Clap in compagnia di Nicolò Pagliettini. Buonasera. Ciao Nicolò. Ciao. È la prima volta che ti esibisci qua alla Clap? La prima volta che mi esibisco, la prima volta che entro in questo bellissimo locale, quindi sono veramente molto contento e anche un po' emozionato, perché è veramente molto molto bello, un posto veramente funzionale per la musica, quindi sono molto felice di esibirmi questa sera. E questa sera quante canzoni ci fai ascoltare? Proporremo tre brani inediti, proveremo a portare avanti un discorso relativo appunto a una produzione inedita grazie a Luca Marci, Neverland Records, e quindi speriamo che vi piacciono. Proporremo tematiche abbastanza differenti tra loro, cercando di avere una vastità quindi appunto di argomentazioni particolari, quindi spero che possano arrivare e piacere alle persone. Ma penso sicuramente che vi piacciono. E quindi la prima volta che sei qua, un po' di emozione c'è di sicuro. Ma quello sempre, ed è una cosa veramente molto positiva e molto bella. Credo che se non ci fosse l'emozione sarebbe molto complicato provare a cantare. L'emozione è un po' quell'adrenalina che ti fa vivere l'evento in maniera positiva e che ti fa magari dare anche sul palco quel qualcosa in più. Che sia all'interno di una competizione, che sia all'interno di un'esibizione semplice, però alla fine se si è mossi da adrenalina e da emozione vuol dire che la musica piace sempre a qualunque livello, che sia davanti a una persona o davanti a 100, quindi quella ci sarà sempre e finché ci sarà sarò felicissimo di cantare. I tuoi compagni di viaggio, i musicisti poi ti accompagnano anche questa sera. Certo, la cosa bella della musica è che unisce tanti stili di vita diversi, tante età differenti, e quindi poter suonare e salire sul palco con persone che reputo amiche è ancora più bello. Questa sera sarò accompagnato dal mio ormai inseparabile chitarrista Emilio Ranzoni e sono molto felice che ci sia lui al mio fianco, perché ormai è una sicurezza e lo è per me dal punto di vista musicale non solo. E poi questa sera a Caon ci sarà anche Amedeo che ci darà una mano per la prima volta, e quindi sono molto felice anche per questa notizia che mi hanno dato pochi istanti fa, ma anche questo è il bello della diretta, io sono estremamente contento di questa collaborazione. I progetti per il prossimo futuro? Ma in ambito musicale devo dire che ero un po' disincantato fino a qualche tempo fa, e dall'incontro con Luca Marci è riscattata quella scintilla che mi aveva guidato per i primi anni della mia vita, e di conseguenza stiamo preparando questo album inedito che mi sogno in tutte le sue sfaccettature da tanti anni, e finalmente stiamo cercando di mettere a punto, e di conseguenza stiamo tornando in pista e speriamo entro la fine dell'anno di poter proporre un prodotto interessante. Grazie, e soprattutto ci puoi lasciare la tua firma? Certo. Auguri. Grazie, Nicolò, grazie mille, grazie. Ciao. Buona serata, grazie.